Quest'oggi, per approfondire la storia delle torri della Sardegna, partiamo dal nostro studio e andiamo a circumnavigare l'isola dei Nuraghi, che già conobbe la storia di torri realizzate nella lontana preistoria. Le immagini che vedete in questo momento invece indicano quelle che sono state oltre 100 torri realizzate intorno ai confini di tutta l'isola per poter avvistare nel vicino mare dei pirati e dei corsari. Torri che furono realizzate nei settori costieri, come nel caso ad esempio della Sella del Diavolo e del promontorio del Poetto. Nel caso della Sella del Diavolo troviamo infatti quella che viene chiamata la Torre del Poetto, che a sua volta comunicava con la lontana Torre del Prezzemolo de Suberdusemini, e dalla Torre del Prezzemolo, di torre in torre, arrivavano e venivano per l'appunto mandati dei segnali luminosi, dei segnali di fumo, il tutto per poter avvistare i cosiddetti nemici che arrivavano dal mare. Di torri in Sardegna medievali ne troviamo oltre 100 e quasi tutte presentano una caratteristica: possiedono una scala d'accesso realizzata in modo, in alcuni casi, liquidale, che dalla base della torre consentiva a quanti dovevano sorvegliare la torre stessa di poter salire sulla terrazza attraverso quella che veniva chiamata una mezzaluna. Alcune torri furono dotate di riserve idriche realizzate sotto alle stesse torri, e quindi di cisterne spesso scavate nella roccia o costruite in muratura per conservare l'acqua piovana che dalle coperture veniva poi incanalata attraverso a delle fistole, a delle canalizzazioni nel sottosuolo. Ma altre torri furono anche dotate di stanze al cui interno veniva portato il vettovagliamento, quindi il cibo e il materiale utile a quanti dovevano sorvegliare la nostra isola di Sardegna. Certo che l'immagine simbolo dei pirati, il cranio con le due tibie incrociate, non doveva essere così tanto allegro quanto a quello di un negozio di caramelle nella Cagliari di oggi, nella Cagliari mondana, e che però nel lontano 1500 e nel 1600 doveva chiudersi come ad una grande serratura attorno a se stessa grazie al sistema delle mura, delle torri che rappresentavano anche le porte di accesso della città. Le torri di Cagliari, sorte attorno alle due torri nate nel 1305 e nel 1307 dell'Elefante di San Pancrazio, erano delle torri simili a quelle che circondavano l'isola di Sardegna. Alcune un poco più piccole erano state approntate nelle mura principali e possenti della città a distanza di circa 70 metri l'una dall'altra per poter essere a prova di freccia scagliata dall'arco di quanti tra gli arcieri stavano lassù approntati per poter osservare l'arrivo, come più volte abbiamo detto, dei nemici dal mare. Sul lato destro, in prossimità dell'accesso laterale ai sotterranei del bastione di Saint-Rémy, si dipanavano dei cunicoli sotterranei che consentivano, con l'avvento degli artiglierie dal 1550 in poi, di poter spostare i cannoni nascosti sotto alle mura del quartiere di Castello. Anche questa cortina sul lato sinistro, presente oggi nella via Università, è una cortina medievale sulla quale si spostavano i cavalieri armati fino ai denti.
avvio una piccola curiosità nei sotterranei del castello di Cagliari. Una e due palle di cannone che risalgono agli anni in cui nel 1793 i francesi cercarono di colpire Cagliari e di buttar giù le sue storiche torri. Palle di cannone rinvenute ai piedi delle torri e poi murate all'interno di questa parete di roccia, creando una nicchia, posizionando un poco di calcio e lasciandole così in ricordo per i posteri di quel terribile attacco, però sventato attraverso le torri verso il mare. Grazie all'occhio vigile, attentissimo scrutatore delle nostre telecamere, possiamo ammirare da vicino una delle tante palle esplose proiettate di metallo dai cannoni nemici delle navi francesi che nel 1793 giunsero dai mari della Sardegna per potersi prendere, appropriare del territorio cagliaritano. Alcune di queste palle proiettate verso la storica torre denominata dell'Aquila secondo alcuni studiosi o del Leone secondo altri, furono poi recuperate nel terreno e posizionate lassù in alto nello storico Palazzo Boil che risale al lontano 1800. Ricordano storie di attacchi che arrivavano dal mare, ma rievocano nella nostra memoria anche la storia delle torri costiere della Sardegna costruite per fronteggiare questi attacchi che giungevano dal mare. Un nuraghe, una torre del cielo che rivive in una bella pittura del pittore Spada, cagliaritano, che nel castello di Cagliari ha anche rappresentato la bellissima basilica di Bonaria, che al suo interno, vedete, presenta anche lei la torre cosiddetta aragonese. E poi una sequenza di quadri, opere d'arte bellissime con i cavalli che corrono e ci conducono dove? Esattamente alle porte del quartiere Castello, nella torre di San Pancrazio. Lei cade proprio a fagiolo, o meglio noi siamo cascati qua a fagiolo, perché ha rappresentato anche le torri del cielo. Da cosa nasce questa vena poetico-artistica che ci riporta soprattutto in delle radici cagliaritane? Allora, io sono, come si vede dai quadri, innamorato della nostra città e quindi cerco di prendere degli spunti dei posti che a me piacciono tanto e per fortuna riesco a metterli su tela e mi danno grandi soddisfazioni. E vediamo al di sopra di queste imbarcazioni a vela la Sella del Diavolo e poco a sinistra un'altra torretta, la torretta che sorge sul promontorio, della quale parleremo presto per approfondire nel corso delle nostre puntate anche quella che è stata la storia di un terremoto. Alessandro Paglietti poc'anzi ha ripreso invece un faro che ricorda certo quelle torri del mare, quelle torri spagnole che, simile a dei fari, come in questo caso, potevano proiettare degli elementi luminosi accendendo dei fuochi utilizzando degli specchi. Ma dove ci troviamo in questo punto? Siamo all'interno della sua bottega che sta nella cortina muraria medievale del quartiere Castello. Qui corre la via Università, a breve andremo nella via delle Forche. E come mai lei si è insediato proprio in questo posto? Un po' per caso, un castellano? No, io volevo fare lo studio qui in Castello e ho avuto la fortuna che si è liberato questo buco e i proprietari sono in padri mercenari, l'ho subito bloccato e mi trovo qui. Continuiamo il nostro viaggio, auguroni a lei. Grazie tante. Torri antiche come quelle nuragiche, torri costiere come quelle realizzate nel Medioevo e nell'Alto Medioevo, torri suggestive, architetture straordinarie. Ci vediamo subito dopo alla pubblicità. La bandiera dei quattro mori, la bandiera della Sardegna con
4 teste di Moro che per alcuni sarebbero state mozzate ai tempi dell'arrivo dei corsari e dei pirati, per altri queste teste originarie sarebbero bendate sulla fronte, per altri ancora sugli occhi, in segno di persone che, acciuffate poi dai nostri soldati, sarebbero state decapitate. Ovviamente attorno alla bandiera dei quattro mori ci sono tante storie, tante leggende, ma non ancora nessuna certezza. Lassù cosa possiamo osservare? Nella bellezza delle mensole della Torre dell'Elefante, in alcuni punti venivano inserite delle macabre teste mozzate a quanti avevano commesso dei reati in città. Nel caso di questa torre e delle altre torri vicine, come ad esempio alla Torre della Leone o dei Leoni, furono anche appesi all'interno di apposite gabbie di ferro delle persone che appunto avevano commesso dei reati. Alcune di queste morirono di stenti e di inedia all'interno di queste gabbie raccapriccianti che venivano osservate da quanti entravano o uscivano dal castello e che molto spesso si segnavano per l'appunto con il segno della croce. La porta sotto alla Torre dell'Elefante. L'elefantino sulla torre, questa particolare scultura di pietra bianca che rappresenta per l'appunto questo omonimo animale, simbolo della possenza della forza di Pisa. L'elefantino sotto al quale sono presenti gli stemmi della città di Cagliari e dei signorotti di turno che contribuirono all'innalzamento di un singolo piano della torre, poi questa grande lapide con le scritte scolpite che ricordano la presenza di Giovanni Capula, che realizzò con l'ausilio di altri due collaboratori questa meravigliosa torre, una torre realizzata con il calcare di Cagliari. In mezzo alla torre troviamo questa saracinesca dentata, era solo uno dei sistemi di chiusura delle porte, laddove un gruppo di cavalieri fosse entrato sfondando questo portone all'interno della storica porta, sugli stessi sarebbe stato poi scagliato dall'alto questo sistema, la saracinesca dotata di apposite punte che avrebbero fatto imbizzarrire i cavalli, e poi dall'alto, da questo grande lucernaio, gli stessi i cavalieri sarebbero stati ammazzati. L'accesso a questa porta è stato chiamato in un dato periodo storico con un nome particolare, l'assassina. Siamo entrati alla base della storica Torre dell'Elefante, una delle torri simbolo di Cagliari, una delle torri più possenti, più imponenti, che non presenta soltanto un elefantino scolpito e posizionato in una mensola, ma guardate qua, una sorta di grande mammut, un altro elefantino con una proboscide prorompente, con delle zanne e poi con delle grandi zampe e l'occhio così abbozzato, il grande orecchio scolpito in un grande blocco di pietra calcarea che meriterebbe un approfondimento speciale. Infatti su questo lato, vedete, questa grande pietra presenta anche uno stucco che parrebbe del cocciopesto, dello stucco impermeabilizzatore di una cisterna antica o tipico di quello usato per rendere impermeabili all'acqua i serbatoi sotterranei. Ma andiamo su. Ma vediamo di approfondire la storia di questa torre. La Torre dell'Elefante venne realizzata nel 1307, 2 anni dopo alla prima torre costruita nella città di Cagliari, esattamente alla Torre di San Pancrazio. Nel caso della Torre dell'Elefante furono i consoli pisani Giovanni De Vecchi e Giovanni Cinquina a voler realizzare questa grande struttura e ad affidare all'architector Optimus, secondo una lapide, Giovanni Capula, la progettazione di questo grandioso edificio che, vedete, ci sta ospitando. E ci troviamo adesso nella prima parte della torre.
nella zona del primo imponente basamento, dal quale ci possiamo affacciare nel luogo dove esattamente pochi minuti fa noi abbiamo eseguito il nostro accesso nel castello di Cagliari. Vedete su questo lato queste grandi travi rivestite con degli elementi metallici e questa è la grande saracinesca, una delle saracinesche che venivano poi scagliate a gran sorpresa, o meglio fatte cadere giù sopra a degli eventuali invasori. E poi guardate su questo lato cos'è rimasto. È rimasto qua giù un elemento a cuspide, vale a dire questa lunga finestra dalla quale gli armigeri potevano scagliare delle alabarde, delle lance oppure lanciare giù verso il basso delle frecce, e sul fondo di questa sorta di suggestiva discenderia verso il vuoto, verso il nemico, è presente ancora una palla da catapulta. Il calatoio utilizzato con una apposita catena metallica per far calare sugli eventuali invasori, per l'appunto, la saracinesca dentata. Ne vediamo in fondo alla feritoia la presenza di una parte lignea della stessa saracinesca, altrimenti avremmo visto la luce del sole. Ma andiamo avanti, saliamo ancora un altro piano e stiamo arrivando al centro della torre, nella sua, potremmo così dire, media altezza rispetto al tetto della torre, che è un tetto pianeggiante, sul quale stavano anche lassù approntati i cavalieri. Ed ecco, cosa incontriamo in questo punto? In questo punto incontriamo delle altre finestre dotate di feritoie strettissime, mentre sul lato destro, socchiuso da questo, vedete, elemento di legno, troviamo una latrina. Era il bagno dei soldati, che potevano scaricare, espletare i propri bisogni dalla parte alta attraverso quella canala lungo la parete, e poi poco più giù, vedete, c'è un altro foro di forma rettangolare di blocchi scolpiti, squadrati di roccia, quindi progettati in precedenza, posizionati là per consentire a quanti stavano nella torre di fare, come si suol dire, i propri bisogni. A destra e a sinistra, sulle pareti laterali, troviamo delle riseghe per poter inserire un piccolo bancaccio dotato di un foro, e questo era dunque un vero e proprio Vespasiano. Beh, anche i cavalieri avevano le proprie esigenze, ed in questo punto, nelle lunghe ore scandite dal suono delle campane, dovevano sostare anche per turni di 8-10 ore, quindi massacranti. Pensate in caso di assedio cosa poteva succedere in questa torre. Fa quasi paura doverci avvicinare laggiù, perché c'è, vedete, il precipizio sul vuoto ad oltre 30 metri sotto, ma lungo a quella parete, a destra e a sinistra, in concomitanza con questo basamento, si vedono due riseghe, due segni, due incisioni scolpite nella roccia, ed è probabile che in quel punto i soldati potessero posizionare un tavolaccio per potersi difendere dall'eventuale arrivo di frecce, ma soprattutto di frecce incendiarie. Perché sono così importanti per Cagliari queste torri?
Allora, le mura e le torri di Cagliari sono estremamente importanti, intanto perché vennero edificate nel 1200 dai Pisani, fanno parte delle fortificazioni medievali della città, che le mura in parte sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale, le torri sono quattro, due diciamo tra molto famose e le altre sono nascoste. Questa, la Torre dell'Elefante, è una delle più importanti, anche simbolo della città, col suo elefantino che diventa proprio un emblema della nostra città, variamente utilizzato tra l'altro a rappresentare anche come icona le istituzioni. Nel periodo spagnolo veniva utilizzata come prigione, venivano appese le teste mozzate dei prigionieri che venivano tra l'altro decapitati in piazza Carlo Alberto, che veniva chiamata Plazuela, e tra queste ci fu anche la testa mozzata del marchese di Cea, che era stato implicato nell'omicidio del viceré di Camarassa. E per due anni venne appunto appesa in maniera così esemplificativa questa testa mozzata. Nel 1800 Cagliari svettava dal mare con le sue imponenti fortificazioni. Erano principalmente composte da torri e da bastioni che restano oggi a memoria delle vicende storiche, politiche e quindi militari vissute dalla città nell'avvicendarsi dei vari dominatori. Parliamo di Pisani e di Genovesi, di Aragonesi e di Spagnoli, fino ad arrivare ai Piemontesi. Pertanto chiunque, avvicinandosi alla costa, non poteva non rimanere affascinato nell'osservare dal mare la bellezza della città del sole. Tale fu infatti anche la reazione del viceammiraglio della Marina francese Jurien de la Gravière, che nella sua opera La Sardigne del 1842 descrisse con precisione la città di Cagliari divisa tra torri e bastioni, tra i quartieri di Stampace, Castello Villanova e quindi della Marina, ma era il castello il più coronato di torri e di cinte murarie. Per raggiungere i piani alti della torre è necessario risalire questa scala singolare realizzata adattando la stessa alla natura rocciosa delle pareti, a quei grandi mensoloni che vedete di pietra calcarea sorreggono i travi laterali che sono spessi oltre 40 centimetri. Un'opera possente, certo un poco ripida, ma non è stata realizzata la Torre dell'Elefante per poter essere a prova di turista o di visitatore. Era una torre militare ed in questa torre dovevano giusto darsi da fare quanti dovevano difendere la città. E poi in un dato periodo storico qui vennero anche rinchiusi dei carcerati. In lontananza la torre gemella, quella dell'Elefante, la torre di San Pancrazio, al centro la torre della chiesa cattedrale, in mezzo le tante viuzze del quartiere Castello con i loro palazzi, con la vita che dalle stesse torri andava difesa. Torri che comunicavano con dei gesti, con delle bandiere, con delle strutture particolari, torri che ci hanno accompagnato nel corso di questo viaggio e che prossimamente continueremo ad esplorare.